pronti per questa terza e ultima tappa del campionato di Serie A? Sì, diciamo che ci siamo, ci siamo allenati bene queste due settimane. Eh, siamo pronti per fare quest'ultima tappa perché purtroppo ci siamo, abbiamo sbagliato la, la, tappa, quella, la prima tappa e pro, probabilmente con la matematica a nostro, a nostro sfavore non riusciremo a qualificarci per gli ambiti playoff. Si comincia domani, si finisce domenica. È tutto pronto a Catanzaro Lido per la terza ed ultima tappa del campionato di Serie A. Il Barletta Beach Soccer ci arriva da penultimo del girone B e senza la possibilità di poter accedere alla Final Eight in programma dal 5 al 7 agosto a Riccione. Colpa anche dei tre punti lasciati per strada sia all'esordio con il Catanzaro nella tappa inaugurale di Viareggio che nella seconda sfida del concentramento di Terracina con il Lamezia Terme. Conseguenza soprattutto del livello della massima serie lievitato in maniera esponenziale. Rispetto alle passate stagioni, sicuramente le prime tre squadre che sono Villafranca, Terracina e Catania sono di un altro livello perché poi alla fine sono pieni di stranieri, quindi il livello è proprio totalmente diverso rispetto al nostro. E poi ci sono squadre come il Catanzaro, Canalicchio e squadre come il Napoli che anche loro hanno degli stranieri, però sicuramente il livello si è alzato quest'anno e purtroppo noi non possiamo far fronte con queste squadre. Il quarto posto, l'ultimo utile per partecipare alle finali tricolori in Romagna, di fatto non è più raggiungibile per i biancorossi del presidente Antonio Dazzaro, c'è comunque un traguardo importante nel mirino del Barletta Beach Soccer alla vigilia della trasferta di Catanzaro Lido, la conferma della categoria, obiettivo decisamente possibile da raggiungere al termine di una tappa che propone trasfide tutte alla portata del quintetto allenato da Antonio Di Benedetto, domani alle 14.15 contro la Catanese sabato stessa ora con l'Atletico Licata, domenica alle 15. 30 Con il canalicchio Catania per centrare la salvezza, il Barletta Beach Soccer deve mettersi alle spalle almeno due squadre del proprio raggruppamento. Il nostro obiettivo ora è diventato quello di salvarsi perché, minimo, dovremmo arrivare ottavi su dieci, quindi ne retrocedono due. Abbiamo tre partite alla nostra portata: tutte squadre che, come noi, si devono salvare, quindi tutto è aperto. Una freccia in più, infine, per l'arco di Antonio Di Benedetto, il tecnico del Barletta Beach Soccer. Infatti, avrà a disposizione, per la Tre giorni calabrese, anche il bomber Ruggero De Lorenzo, assente a terracina per squalifica.